Allora, volevo guidarvi, due chat giusto per dire chi siamo, software vendor, quindi vedete un punto di vista decisamente diverso, quindi un po' più, diciamo, di andato avanti da solo, fermo. Allora, chi è Info? Info è la terza azienda mondiale per l'enterprise application, è un'azienda in profonda trasformazione, vi farò vedere adesso alcune chart, e infatti abbiamo tutta una serie di indicatori che dimostrano un grande cambiamento interno. Il tema del cambiamento è stato toccato più volte stamattina e vedrete che, come dire, per cambiare veramente bisogna cambiare il proprio interno, dicono gli orientali. Personalmente ci credo molto e, come dire, per proporre un cambiamento bisogna prima essere cambiati internamente come azienda, no? Qui vedete, noi ci stiamo aprendo, l'altra parola importante secondo me è apertura, ci stiamo aprendo a più partner, più clienti, quindi più contatti, è importantissimo il contatto, cioè aprire le aziende e parlare, questi eventi sono fondamentali secondo me. L'intervento di professori universitari è fondamentale, cioè l'università è la base di tutto e da lì parte tutto, io proprio mi alimento in questi eventi anche personalmente no? Partendo da questi importantissimi dati di partenza. Allora, Infor, ultimo quarter siamo cresciuti a due cifre. Questo è nel nostro sito pubblico, quindi se andate su info.com, una rarità pazzesca. Siamo rimasti sorpresi anche noi, praticamente, perché è una rarità. Abbiamo acquisito molti nuovi clienti, quindi come dire, stiamo cambiando e cercando di portare cambiamento alle aziende. Il mio intervento partirà da una ricerca che in realtà è commissionata da noi all'IDC, che è insomma, una delle firme note. In realtà vedrete che ci sono molte corrispondenze con le ricerche che vengono fuori dall'università, molto simili. Il paniere sono 400 aziende a livello mondiale. Mi soffermo solo su due dati che secondo me sono fondamentali. Il primo, il mondo è difficile e sta diventando sempre più difficile, cioè la complessità è dovunque, anche se gli strumenti sono semplificati, sono sempre più semplici, in realtà il mondo è difficile. C'è la complessità del mercato che cambia continuamente, quindi lo scenario di riferimento non è più fermo, è sempre in movimento. C'è una grande complessità operativa, quindi anche organizzativa, dentro le aziende, perché questi cambiamenti si trovano a scontrarsi con delle realtà che in realtà sono organizzate in modo gerarchico e quindi risale a qualche anno fa, e questo crea difficoltà. E poi i sistemi non aiutano. Io spingerò molto su questo, vi farò vedere come in realtà i sistemi potrebbero anche aiutare, anche se la chiave non è soltanto qui, cioè il cambiamento va affrontato un po' a 360 gradi. L'altra cosa che purtroppo viene fuori da questa ricerca è che in Italia, come dire, dal punto di vista della barriera al cambiamento, siamo decisamente più avanti. Qui è fotografata soprattutto la parte sistemi, ma io credo che in Italia ci sia anche un dato culturale di resistenza al cambiamento, che è potente e che prima o poi dovremo smontare, insomma, siamo noi che dobbiamo smontarlo, no? Ora, IDC fotografa anche qua, questa ricerca tanto la potete poi ritirare al nostro stand completa, io faccio vedere giù su quattro chat, ma è molto interessante perché fotografa molto molto bene il mondo manufatturiero. E qua dice che quelle slide sono impazzite come l'altra volta, questa è proprio il tipico, o è lui o è questo telecomando qua, o sono io che lo elettrizzo. Tipica azienda manufatturiera, il passaggio ai sistemi, diciamo, di serie IRP è avvenuto per due principali motivi, o un ERP finanziario o un ERP, diciamo, MRP, no? Produttivo. In realtà però nessun software vendor è riuscito a confezionare una soluzione, come dire, uno scatolone che io metto lì e risolve tutti i miei problemi, anzi, di solito l'abbiamo complicata la situazione, no? E quindi che è successo? Che negli anni tutte le aziende hanno visto un proliferare di sistemi a contorno del gestionale principale, che poi tutti lo chiamano più o meno così. E quindi, come dire, si è creata sempre una pletora di applicazioni con poi necessità di far parlare queste applicazioni di integrazioni, qua gli americani ci prendono in giro, la chiamano la spaghetti integration, e in effetti lì c'è un bel groviglio di spaghetti, che è difficile da governare, difficile da gestire e sicuramente non aiuta il cambiamento, perché se devo andare a smontare uno spaghetto che mi ha fatto un collega che se n'è andato, non lo smonto più, e quindi c'è una complessità proprio pratica. E quindi, come dire, IDC immagina una nuova generazione di sistemi software, che in qualche modo abbracci anche un po' lo status quo, quello che c'è, quindi non è che devo prendere e buttare via tutto, ma devo in qualche modo integrare quello che c'è con quello che verrà. E quello che verrà è un po', come dire, l'ERP del futuro è fatto da tanti componenti che stanno insieme,
con anche componenti sociali, quindi il mondo cloud, il mondo della social enterprise, no? Quindi collaborazione, tutto questo va in qualche modo rimesso insieme, mescolato e quindi confezionando un qualcosa di nuovo. Il cambiamento in realtà c'è già, è già in atto. Questa è una bambina di un anno, che da sola, senza istruzioni, senza niente, gioca davanti a questo. Guarda, vedete che lancia gli uccelli dalla parte sbagliata, però questo poi imparerà. No? Però ci rimane male perché non ha colpito il bersaglio, no? Come dire, e quindi il cambiamento c'è già. Io ho un bambino di 3 anni e mezzo e una figlia di 13 anni. Il bambino di 3 anni, quindi 10 anni di salto, è un'epoca, molto di più di quello che c'era nelle generazioni precedenti. Il mio piccolo probabilmente la carta non la toccherà neanche. Cioè, no, io vedo su di me, io ho provato a prendere appunti sull'iPad, ma io non mi ricordo niente. Perché la mia mente è legata al tatto, al gesto, di sentire, cioè tutti noi, probabilmente tutta questa platea, quasi tutti, no? Abbiamo bisogno di sentire, infatti molti prendono appunti, l'appunto lo prendi sulla carta, dove fai poi i riquadri, le frecce, questo si collega alla tua mente. Abbiamo imparato così a scuola, scrivi 84 volte la parola babbo, e tu scrivi, ripeti, guarda la lavagna, sei stato un asino, scrivi asino, guarda, e quindi noi abbiamo memorizzato così, loro no? Quindi loro, come faranno loro a lavorare? Questo dico, tutte queste cose qua, non, le aziende non possono essere impermeabili, cioè è un'illusione quella di pensare che le aziende siano impermeabili. Questa gente, ora, questa è una bambina di un anno, ma quelli che escono dall'università oggi sono a cavallo, eh? Quelli che hanno 15 anni, 16 anni adesso, sono dei comunque digitali alla fine, cioè loro si aspettano che sia tutto touch, no? Con le gesture, eccetera, no? Quindi, e ora mi riaggancio al mito della caverna, devo arrivare da solo, spero, se non lo fa, lo mando avanti io. Mito della caverna, questo è tratto dai Cruz, un cartone animato. Curiosità, la novità. E un bel giorno, mentre era su un'albero, Rosetta curiosa decise di salire fino alla cima. E appena arrivata sulla cima, vide qualcosa di nuovo e... Tori! Sì, i suoi ultimi momenti di terrore sono ancora impressi sulla sua faccia. Adesso finale tutti i giorni. Non capiamo, papà. Non farò mai niente di nuovo di diverso. Bravo tu. Quindi, il figlio arriva alla conclusione, non farò mai niente di nuovo di diverso. E la nonna invece che gli dice stessa storia tutti i giorni, no? Che è curioso perché il giovane si spaventa, la nonna dice dai, no, andiamo avanti, no? Quindi c'è anche il discorso un po' di conflitto tra le varie generazioni, no? Ora, noi, vi dicevo, come Infor abbiamo intrapreso un percorso evolutivo che è iniziato all'inizio degli anni 2000. Siamo un'azienda frutto di acquisizioni multiple, quindi, come dire, culture diverse, storie diverse, organizzazioni diverse, e abbiamo cercato di fare in prima battuta il classico consolidamento, quindi si eliminano i doppioni, no, le cose classiche che fanno tutti. A un certo punto però nel 2010 abbiamo fatto un grosso cambiamento interno a livello di top management. Il nostro numero uno si chiama Charles Phillips, è un ex Oracle, quindi ex braccio destro di Ellison, quindi persona che ha portato una ventata di visione molto, molto bella e molto avanti, no, molto verso il futuro. E quindi abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a crescere e a fare tutta una serie di passi importanti al nostro interno. Quindi abbiamo cambiato pelle in qualche modo, no? Internamente. E quindi, come dire, questo è il percorso che tutti vedono e questo è il percorso che noi abbiamo fatto al nostro interno, no? Se voi guardate questa slide, anni 80, come dire, point to point, quindi applicazioni piccole che non si parlano tra di loro, poi arrivano i monoliti, no? Gli ERP quadrati, a un certo punto però arriva internet che scombussola tutto, scombussola il modo di comunicare, sta scombussolando la politica, le interazioni tra le persone, sta scombussolando tutto. Prima ho visto che in Turchia uno ha fatto partire un drone che sorvolava le manifestazioni, quindi l'esercito che stava ammazzolando le persone, l'hanno abbattuto, perché quello comunicava con la telecamera in streaming quello che stavano facendo, no? Quindi per dire, internet sta rivoluzionando tutto e, come dire, dal punto di vista dell'aziendale, la nostra mission aziendale è quella di dare ai clienti strumenti che permettano di avere la velocità come fattore differenziante, perché in realtà non sono tanto gli strumenti che ti rendono veloce, ma proprio è una cultura aziendale, no? Prima si diceva un approccio veloce, gli strumenti facilitano, sicuramente facilitano, e dove si può attaccare con gli strumenti? Intanto la velocità, appunto per il discorso velocità, abbiamo fatto una partnership con la velocità, Ferrari,
il rosso, il sangue. Infatti il nostro logo è diventato rosso perché non era rosso, quindi siamo diventati tutti insanguinati. E come dire, sponsorizziamo la Formula 1, siamo partner di Ferrari, Ferrari utilizza le nostre soluzioni e quindi ci confrontiamo anche, come dire, quotidianamente con un'azienda che fa della velocità la vita. E quindi c'è una follia, eh. Immaginate un'azienda che è una follia, l'estremo più estremo, dove tutto va alla velocità del suono. Però questa partnership per noi è fondamentale perché sposa questo spirito. E poi dove abbiamo attaccato come soluzioni software? Abbiamo attaccato due mondi. Il primo, cambiare il modo di lavorare. Il modo in cui lavoriamo può utilizzare le tecnologie che ci sono, veloci, rapide, e quindi, come dire, abbiamo costruito una soluzione che si chiama Mingle, che è brevettato, marchio brevettato, che mette insieme un po' tutti gli elementi che vengono anche dal mondo consumer, quindi la parte social, la collaborazione, il fatto di lavorare per eccezioni, no? Il mobile, vi farò vedere fra un attimo. Questa soluzione, la cosa che volevo dirvi di questa soluzione è che è una cipolla, cioè si può attaccare a qualsiasi azienda, anche se le soluzioni sotto non sono Infor. Certo, sono Infor, noi siamo più contenti, e tra l'altro in quel caso lì è un plug and play, nel senso che io aggancio dei moduli e abilito la mia social enterprise, no? il mio social ERP. E qui ho chiaramente la gestione degli allarmi, dei task operativi e anche la parte di post, quindi posso condividere in una nuova modalità, no? il paradigma che andiamo a implementare qua dentro è un paradigma di tipo follow, share and act, molto simile ai social network dove io faccio follow e share ma non faccio act, perché lì è soltanto uno scambiarsi idee e opinioni. In azienda devo fare. Cosa vuol dire? Mi arriva un allarme e io cosa faccio? Reagisco e magari approvo un ordine, quindi io ho condiviso un'attività, la ricevo, la posso passare a qualcun altro, però poi la faccio. E dove la faccio? La faccio in un'applicazione web, oppure la faccio sul tablet o sullo smartphone. Quindi tutto questo è in qualche modo collegato a una nuova modalità di interazione. Le persone che approvano di solito sono sempre in movimento, non gliene frega niente di avere una schermata con 40 campi, loro vogliono 4 informazioni, è un ordine, la montare, chi ha fatto la RDA e che diavolo stai comprando, e io in base a quello decido se approvarlo oppure no, punto, approva. E dopo di che io devo sapere chi ha approvato, quindi ogni volta che qualcuno approva devo sapere prima di me chi ha approvato, mi ha passato qualche messaggio, qualche punto di attenzione, mi ha passato dei documenti, quindi io vedo in un punto solo un mingle, no? Infatti mingle significa un mix, no? un melting pot, un frullato, con un'accezione sociale in americano in particolare, quindi è proprio il fatto di stare insieme, socializzare e collaborare. E quindi le persone collaborano e poi dentro le schermate dei classici sistemi transazionali, per esempio gli ordini, cosa faccio? Metto insieme elementi che nell'azienda ci sono, il mondo dei report, il mondo dei documenti, quindi io entro in un ordine e lui si accende da solo e mi dice ho questi report per questo articolo, per esempio, per questo magazzino, ti dico la giacenza, te la dico al volo, non è che tu devi aprire il report, mettere i parametri e stampare, te lo dice lui, usa la tecnologia che c'è. Idem i documenti, attaccato a questo ordine ci sono questi documenti, quei documenti li puoi condividere, quindi share. Qualcuno può fare un follow, puoi fare un follow di un documento, di una schermata, di un task, di tutto, quindi tu puoi fare follow e share di tutto, anche di una macchina in produzione. Se una macchina in produzione io la attacco con opportune tecnologie, rilevo i dati dal campo, io posso fare un follow della macchina e sapere se quella macchina si è fermata. Me lo dice la macchina in qualche modo, tramite tutto un flusso di tecnologie che mi portano a far accendere una lampadina che dice guarda che la macchina è ferma, oppure è sotto media. Ok, dietro. Quindi, primo punto, cambiare il modo di lavorare. Le tecnologie ci sono, dobbiamo fare in modo che le persone tirino fuori energie dando gli strumenti positivi, non impositivi, positivi. L'altra cosa importante è cosa c'è dietro le quinte. Dietro le quinte vi ho detto che c'è il modello, è sempre internet, quindi immaginate, su internet devo prenotare un viaggio, vado sul sito dei viaggi, devo prenotare il treno, vado sul sito dei treni, sono io, in quanto persona, che decido dove andare, il negozio è lì. Tutte le applicazioni sono lì, la stessa cosa dobbiamo fare con gli utenti, io ti do la vetrina di quello che c'è in azienda in modo semplice, quindi via browser, perché quello è il mondo, no? O via tablet, o un'app, o browser, quelli sono i mondi che tutti accettano. Entro lì e dietro cosa ho? Ho la mia azienda, che magari è un casino pazzesco, ha dentro 40 applicazioni, magari due ERP, sono una multinazionale, ho il finance da una parte perché sono in borsa, i contesti più complessi, oppure sono piccolo e ho 3 applicazioni fatte in casa da un programmatore in Visual Basic. Dobbiamo fare in modo di collegare tutto, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, io devo essere in grado di far parlare, quindi queste tecnologie anche sono mature,
Noi abbiamo costruito una soluzione che io chiamo il tavolo del sushi, perché gira e distribuisce, che fa parlare le applicazioni utilizzando uno standard di riferimento, che sono delle buste che rispettano uno standard che si chiama OEGIS, consorzio di cui noi facciamo parte, di cui facciamo parte del board in realtà, che mette insieme una libreria di messaggi di business, l'ordine, l'articolo, la fattura, cioè ormai queste cose qua dovrebbero essere standardizzate, cioè veramente non dovremmo neanche parlarne, ma purtroppo non è così. È un po' come la comunità europea, no? Intorno al tavolo ognuno parla la sua lingua. È un assurdo, perché questo genera un super lavoro per far parlare tutti con tutti, ognuno nella sua lingua. Parliamo inglese. Perché dobbiamo inventarci un formato nuovo di scambio? Cioè, ci sono già, usiamoli, usiamo lo standard. E qui facciamo parlare applicazioni Infor, si siedono al tavolo in plug and play, applicazioni nel cloud, cioè noi abbiamo una partnership fortissima con Salesforce, .com, quindi CRM, e quella anche si siede al tavolo plug and play. Abbiamo dei plug and play anche per applicazioni concorrenti, perché l'altra parola secondo me è apertura, secondo noi. Non dobbiamo andare lì e pensare di cambiare tutto ogni volta e farci la guerra, perché questo è un assurdo che non capirò mai. Secondo me ci sta un panorama eterogeneo, dove ci sono applicazioni fatte da concorrenti, qua ne sono citati alcuni, tra l'altro qualcuno anche qua oggi a esporre, no, quindi si possono anche nominare, io non ho poi, cioè, SAP, Oracle, Microsoft, non è un problema, secondo, è chiaro, io vedo ogni giorno in azienda, le aziende, nessuno fa una scelta mono fornitore, perché sarebbe una follia probabilmente, quindi il mondo è bello perché è vario, teniamolo insieme. Tutto questo sta insieme con la stessa user experience. Qui dentro c'è un motore chiaramente di business process management, quindi workflow e alert fondamentale, quindi i processi strutturati li vado a disegnare qua, e sotto vado ad analizzare l'altro punto importante, i big data che qualcuno citava stamattina, no? Tutti questi dati che viaggiano tra le mie applicazioni le metto in un repository, li metto in un repository dove ho anche i miei documenti aziendali, e lì sopra ci faccio reporting, ci faccio BI con trasformazioni successive multidimensionali, e ci faccio anche ricerca alla Google, perché io qui indicizzo tutto e poi nel portale, nella mascherina di ricerca, io scrivo il numero di una fattura e io non devo pensare ad andare nel sistema delle fatture, finance, accounts payable, fatture, ricerca, cioè sono 84 click per arrivare al numero di fattura, io lo so, ho solo il numero, scrivo, lo deve cercare lui. Se voi cercate, dove andate a cercare? Su Google, tutti, cioè chiunque, la prima cosa che fai, vai su Google e scrivi in linguaggio più o meno naturale, e lui, pazzesco, ti capisce, quindi vuol dire che le tecnologie ci sono. Ok, quindi tutto questo è una cipolla, no? Le due cose che ho fatto vedere, che in qualche modo è collegata, perché in realtà il motore che gira, in qualche modo alimenta il portale, perché se c'è un'eccezione, un task operativo, è lui che va a popolarmi le attività da fare, quindi io prima collego, abilito dei flussi di lavoro e poi tutto questo rimbalza ai miei utenti. I miei utenti lavorano sul portale, con il tablet, con lo smartphone. Oh, e quindi noi abbiamo fatto una soluzione che in qualche modo mette insieme i processi strutturati, per esempio tipici dei sistemi gestionali, i processi flessibili che fanno parte degli ambienti tipicamente di business process management, workflow, e questo per noi è Ion, il tavolo del sushi. Sopra ci abbiamo messo una soluzione che mi va a mettere insieme anche la parte destrutturata, che sono documenti che viaggiano, chat, email, conversazioni, qualsiasi cosa che gli utenti fanno in modo destrutturato, che comunque fa parte della vita di tutti i giorni ed è giusto che faccia parte della cassaforte di conoscenza aziendale. Tutto quello che gli utenti si scambiano va a finire nel Vault, e quindi nel Vault posso fare un report delle analisi su quanto tempo ho perso il mio commerciale prima di far passare un'opportunità dalla fase 1 alla fase 2, e quindi scopro che ha fatto 800 mail, si è scambiato documenti, c'era una criticità, ok? Quindi dobbiamo in qualche modo reimmaginare il software aziendale, e i tools ce l'hanno fatta gli uomini primitivi, sono usciti dalla caverna. Lui è quello della storia? La luce.
La chiave della luce. Questo cartone è bellissimo, se vi capita di vederlo, l'ho visto anche il mio capo, che si è vergognato, ha cercato amici con i bambini per andare a vederlo. Però è bellissimo, secondo me un cartone è fantastico. E quindi rimmaginare il software Enterprise cosa vuol dire? Non vi stiamo vendendo, come dire, una nuova automobile, vi stiamo proponendo un nuovo mezzo di trasporto. Vi ringrazio e vi auguro buon pranzo.